Bella raga, qui Zeus, benvenuti in questo nuovissimo video qui sul mio canale. Oggi ragazzi, come avete letto dal titolo e come potete vedere da queste, faremo la reazione ai provini per il nuovo collegio, ovvero collegio 4, quindi sparate subito un like, dobbiamo arrivare a 44 like per questo video. Fatemi sapere se volete gli altri, come potete vedere qua siamo sul replay, l'ha condiviso esattamente 2 ore fa il primo, quindi siamo pronti per vederlo tutto subito. Non ho visto ancora nessun youtuber che ha pubblicato il video, quindi spero di farlo uscire oggi questo video, ok? Quindi voi lasciate like, iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdervi nessuna notifica. Ci andiamo a vedere subito il primo dei provini di oggi. Sono Federico Peri. Allora, Peri da Firenze. Sono Sara Piccione, ho 16 anni. Piccione, Venezia. Venezia. Mi chiamo Giorgio Ciupilan. Vengo da Stalla, in provincia di Savona. Savona. Francesco Cardamone. Cardamone, ok. Media e ad Angurello. Vediamo. Sei pronta a rispondere a alcune domande su cultura generale? Sì, sì, siamo pronti perché, ovviamente, lo facciamo pure noi. Lasciate like e mettetevi sotto se lo fate. Cosa si intende per colonialismo? Colonialismo è un insieme di persone che formano una colonia, che combattono per mantenere questa colonia. Colonizzazione di... Forse un pochettino... Come passo di pinguini? Sì. Dove passano i pinguini? Non ho capito. Dove passano i pinguini? Comunque è strategico come soluzione. Cioè, chi scrisse l'Eneide? Cos'è l'Eneide? Eneide. Cioè, scusa, tu da piccolo, ok, non da piccolo da piccolo, ma che cosa hai fatto oltre l'Odissea, Iliade? E l'altra? Virgilio forse l'ha scritta? Ma... Se non mi sbaglio, Virgilio. Virgilio. Quanto ne sa? Oddio mio, come sta volando. Intona la scala musicale. Non so cantare. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. A, E, I, O, U. Ma! Ma! Intorno alla scala musicale. A, E, I, O, U. Non ho capito. Es. Cioè, ragazzi, voi dovete entrare nella mente di questi ragazzi. Se loro fanno una brutta performance, ok, vengono scelti. Se vengono scelti per far parte del collegio 4, guadagnano follower su Instagram. Quindi, matematicamente, se tu fai una brutta presentazione, un brutto provino, automaticamente hai più follower su Instagram. Cioè, ragazzi, è un'equazione semplicissima, ok? Andiamo con la seconda domanda, con la quarta domanda. Cos'è un sonetto? Voglio vedere qui i nostri campioni. Sonetto. Sonetto è un'opera poetica. Se non sbaglio, è divisa in due quartine e due terzine. Quante ne sonetto. Sa? Quanto ne sa, ciuffo magico, un suono, un bel suono, sonetto. È un sonetto. Sono delle stelle. Cos'è un sonetto? È un sonetto. Sono dei meteoriti che cadono dal cielo. Sono stelle che cadono alla velocità della luce, che noi quando le vediamo esprimiamo un desiderio. Cosa sono le... che sono delle stelle che cadono quando li vediamo e esprimiamo un desiderio. Cioè, ragazzi, io perché non sono andato, ad esempio, al collegio a fare... Cioè, tutti una volta... Allora, ragazzi, qua mi dovete dire una cosa. Voi, ok, voi, tu che stai guardando questo video e che hai lasciato sicuramente like, ci hai pensato almeno una volta, una,
Hai pensato, ma se andassi lì sarei il migliore di tutti, eh? Almeno una volta tu l'hai pensato. Tu scrivilo qua sotto se l'hai pensato, eh? Scrivilo se hai il coraggio. Chi l'ha scritto La pioggia nel Pineto? La pioggia nel Pineto. Dai, ciuffo, so. Dai. Aspetta, quello che c'aveva la moglie che faceva tutte cose non belle. E come si chiamava quello che ha fatto pure una cosa verso tipo l'Austria, possibile? Pasqua. Buono. C'ha il nome staccato da D'Annunzio. In che senso? Il disegno quattro stagioni là? Vivaldi, Antonio. Ma cosa ne sa Ciuffetto? Ad esempio, Ciuffetto è il mio preferito, le sa tutte. Non verrà scelto perché che fa? Non è ovviamente da tipo da prendere in giro, perché le sa tutte. Quindi che fa? Non può essere. Perché non è facilmente prendibile in giro. Quindi non verrà scelto, verrà scartato alla fine. Easy. Antonio Vivaldi, le quattro stagioni, chi che l'ha dipinte? Teatro dell'universo. Gesù, no, nessuno. Adesso, una volta che è finito questo, facciamo la reaction ai provini di Lisi, Montuori, Tocic, Vellutino e Falanga. Essi Falanga. Sono Giulia Vellutino, ho 15 anni, vengo da Cernusco sul Naviglio. Sono Gianluigi Falanga, vengo da Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, frequento l'istituto Alberghiero Raffaele Piani e ho 17 anni. Ok. Sei pronta a rispondere a alcune domande di cultura generale? Sì. Vai. Sarebbe troppo banale se dicessi che sono prontissimo, quindi dirò semplicemente che sono pronto. Mannaggia. Cosa indica il termine Brexit? L'uscita dall'Europa. Di chi? Brexit. Qualcosa del genere. Di chi? Ma so che la Merkel, quella è una Brexit, quindi tipo è un presidente. Uno stile di danza? Ma! Uno stile di danza! Cioè! Danza, Brexit! Oh! Ne hanno parlato in TV sempre! Ora vediamo se mi sbagliano queste. Chi fu Carlo Magno? Ace! Sacro Roman Carlo Impero, Magno, l'imperatore. Un generale. Un imperatore. Ok. Ripigliati da poco fa della danza, eh? Dell'Albania. Mima, due rette parallele. No. Ok. 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 Yes, bravo Castellammare. Chi è Pico de Papis. È vivo? Un Viceri. Uno scrittore. Un regista. Scusa, Pico dei Paperis è lui. Ok, voi conoscete lui? Ok, sapete che si chiama Pico dei Paperis? Ok, io non lo sapevo. Magari l'ho visto, però non lo sapevo. Quindi non criticate, eh? Eh? Cosa accade il 2 giugno? 1946. 1946. La guerra fredda. Ok. Non era nel 70 o giù di lì. L'Italia diventa. Oh, yes. Finì in generale, finì la guerra secondo me. Vennero liberati. Gli schiavi. Like Egitto. Basilicata. Beh, buono. Ok. Ha fatto potenza. Ma lui è una potenza. Yes. Prima che Verona. Oh! Ma
c'è mezza Italia di differenza, Verona! Risolvi il seguente problema. In uno zoo ci sono due coccodrilli, un orango, due piccoli tango, serpenti, un'aquila reale, un gatto, un topo, un elefante. Un gatto, un topo, un elefante. Quanti mammiferi ci sono in totale? Allora, elefante. E io. Serpenti. Ok. Oh, no, serpenti non sono mammiferi. C'è il tranello perché sono piccoli, quindi. Ah, no, buono. Quindi, elefante. Gatto. Gatto. Orangotango. E il topo non è un mammifero. E un topo. No, no, leviamo l'orangotango, mettiamo solo il gatto e l'elefante. Allora, quindi ce ne sono. Ci sono due mammiferi in questo zoo. Un gatto. Un elefante. No, manca. Tre. No, perché mancano i due liocorni. Mancano i due eliocorni. Si conclude così questo video. Mancano i due eliocorni. Essi, troppo facile per te. Ragazzi, quindi voi che dovete fare? Lasciare subito un like se ancora non l'avete fatto, iscrivervi al canale e ditemi se volete altre reaction qui sul collegio, sia dei provini, che ce ne sono ovviamente altri, magari ci facciamo qualche altra reazione, o direttamente del collegio ci facciamo quegli episodi al Anthony Pence, oh, lo critichi e poi fai video come lui, oh cavolo. No ragazzi, io voglio lucrare come fa Anthony Pence, ok? Quindi ditemi se volete i video sul collegio, ditemelo, dai, scrivetelo giù e lasciate like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e noi ci si becca all'interno di un prossimo video. Qui il vostro Zeus. Bella bombera, alla prossima!